tutti, io sono Ilenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Anch'io ho deciso finalmente di fare il Bookshelf Tour, questa è la prima parte, la seconda la vedrete giovedì, perché ovviamente, come tutti anche gli altri miei colleghi, i Bookshelf Tour vengono sempre troppo lunghi perché abbiamo sempre troppi libri da far vedere. Quelli che vedrete comunque sono i libri solo di camera mia, quindi immaginate un po'. Comunque, ci vediamo poi questa settimana con Bookshelf Tour, poi il 4 giugno sarà il compleanno del canale, quindi avrete una speciale, un anno, e poi avrete anche delle novità un pochino meno belle, però spero che vi piacciono stesso e buon Bookshelf Tour! Ok, questi sono i libri che vedete sempre dietro di me, non dirò più del titolo perché sennò esce un video lunghissimissimissimo. Iniziamo subito. Iniziamo con Will Ti Presento Will di John Green e David Levithan, Piranha di Clive Classer, La Lettera di Catherine Hughes, The Sword di James Patterson, di cui ho fatto una recensione, ve la linko su nelle schede, Acqua Nera di Valentina D'Urbano, di cui voglio recuperare anche gli altri libri. I primi due volumi della Legacies Series sono il numero 4 e il potere del numero 6, che voglio continuare assolutamente. Nella mente dell'ipnotista di Lars Kepler, di cui non ricordo assolutamente niente. L'ombra dello scorpione di Stephen King, il primo che abbia mai letto di King. E ovviamente devo recuperare anche tutti quanti gli altri, consigliatemene qualcuno. Noi, i ragazzi da Zoo di Berlino, di Christian F., che ci fa riflettere su quali sono i mali maggiori della vita. Bianca come il latte, rossa come il sangue, di Alessandro D'Avenia. A seguire, Cose che nessuno sa, sempre di D'Avenia. Poi, Ciò che inferno non è, il terzo romanzo di D'Avenia. L'arte di essere fragili, come il leopardi può salvarti la vita, dove D'Avenia scrive delle lettere al caro leopardi, molto pesante ma anche molto bello. Tra i gadget abbiamo questa sciarpetta che di solito si compra ai concerti, di Mika al Take About You Tour, di ormai 3 anni fa, quasi 3 anni fa. Abbiamo poi Andy Warhol con questa frase, Think Rich, Look Poor, che ho comprato a dicembre 2018 alla mostra appunto di Andy Warhol a Roma. Abbiamo poi questo simpatico troll, credo, che ho comprato in Norvegia, anche la bandiera dietro, e ormai sono passati 6 anni. Abbiamo il Funko Pop di Joker, in questa versione molto tamarra. Infine abbiamo questo esemplare di pinguino, dei pinguini di Madagascar, non ricordo chi sia tra i 4. Allora, qui c'è una mia foto da piccola con un gelato, adesso non sto a togliere i libri perché sennò vengono tutti via. Abbiamo la trilogia di Divergent, quindi appunto Divergent, Insurgent e Allegiant, con Four incorporato ovviamente. Poi la prima trilogia di Red Rising, quindi Red Rising, Il Canto Perduto, Golden Sun, Il Segreto di Darrow e Morningstar, La Guerra del Mietitore di Pierce Brown. Devo comunque continuare questa serie assolutamente. Poi abbiamo i 5 volumi della seconda serie di Percy Jackson, quindi L'Eroe Perduto, Il Figlio di Nettuno, Il Marchio di Atena, La Casa di Ade e Il Sangue dell'Olimpo. A fianco poi c'è la trilogia di Hunger Games, quindi Hunger Games, La Ragazza di Fuoco e Il Canto della Rivolta di Susan Collins. Poi ho questo oggettino della Torre di Pisa che ho comprato appunto a Pisa. Ovviamente poi ho questa palla di neve di Pompei, palla di neve un po' più piccolina di Barcellona, terza palla di neve di Firenze. Ovviamente una madonnina. Questa è la seconda mensola. Iniziamo con questo peluche che ho comprato in crociera alla MSC. Il Segno della Croce di Glenn Cooper. Il Tatuatore di Alison Beltzman, di cui vi ho già parlato l'anno scorso ad Halloween. E Ha ucciso mia sorella di Julia Eberling. Il Matrimonio delle Bugie di Kimberly Bell. Ver di Leonardo Patrignani. Io vi vedo di Simonetta Santamaria. Di Slate House di David Mitchell. Il Bambino del Fiume, di cui vi ho fatto già una recensione. Brucio di Christian Frascella. Cercando Alaska. Colpa delle Stelle. Tartaruga all'infinito. Petit Snow, di cui vi ho fatto già la recensione. Città di Carta. E Teorema Catrin. Il Mio Nome è Nessuno di Valerio Massimo Manfredi, Il Giuramento, il primo di una duologia. Il secondo è Il Mio Nome è Nessuno, Il Ritorno. Ce n'è un altro in realtà dopo, ma non l'ho mai comprato, non l'ho mai letto.
Poi abbiamo The Hunger, Affamati di Anna Cazzo, di cui vi ho già parlato, e Dunkirk di Joshua Levin. Abbiamo questo elmo meraviglioso che ho da quando ho forse 3 anni. E ho messo ovviamente un crocifisso, seguito poi da questi altri gadget religiosi.